Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Manke e oggi vi mostrerò i miei nuovi manga. Voi ora vedete solo One Piece, ma sono ben tre. Sono questi qua: Detective Conan, One Piece. Aspettate, mi caduto qua. E un altro One Piece. Quindi iniziamo mostrandoveli. Li ho pagati. Questo qua l'ho pagato veramente poco, 4,30 euro. Questo qui, One Piece, 3,30 euro. Detecting Conan. E questa, 4,30 euro. In totale ho pagato 11 euro. Poco, perché ci sono molti libri italiani, tipo Topolino, là, che arrivano proprio dall'Italia. Come queste sono stampate in Italia, però l'idea è venuta in Giappone, che costano molto di più. Quindi io direi di mostrarvi prima in ordine cronologico quali ho scelto. Il primo che ho scelto era Detective Conan, visto che per iniziare a leggere manga molti lo consigliano. E anche me ho visto un po' il cartone, mi è piaciuto molto. Edizione italiana. Mostro anche qua che c'è scritto in italiano. Non mi sto prendendo per il giro. In giro. In bianco e nero. Perché i manga sono in bianco e nero. Aspettate, che qua si è sporcato. Ok, a posto. Poi. Avevo scelto questo One Piece che ho visto, mi è sembrato molto carino. Ah, vero, Detective Conan volume 21. Avevo scelto. Sì, molti diranno, sì, ma si parte dal volume 1 e poi si va avanti. Io non ho trovato il volume 1, quindi mi sono preso direttamente il 21, che era il più basso. One Piece, questo qui. Sempre in italiano, cos'è che mi dà fastidio? Ah, una bottiglia, è vero che è bottiglia di Fanta. Quindi, allora, diciamo, One Piece, questo qui, l'ho comprato a 4,30 euro, come questo, non questo 3,30 euro, molto poco, anche questo, perché ho visto già un po' di tempo fa, guardavo, in TV lo facevano, si chiamava il cappello di paglia. E anche questo è edizione italiana, come vedete, e parla di una squadra di pirati in cui praticamente il capitano, che ora non mi ricordo il nome, ha mangiato il frutto del diavolo, il frutto che ti dà il potere di allungarti, come diventare una specie di elastico. Poi passiamo all'ultimo, One Piece. Sempre. Ah, no, vero. Questo è ho preso il volume numero 7. Questo One Piece. L'ho pagato a questo la bellezza di 4,30 euro. E questo se è sempre praticamente la stessa cosa di quella. Vedete anche questa edizione, tutto italiano. Ho la gola un po' secca, scusate. Quindi, questi sono i miei primi manga. Questo volume 60 che ho comprato. E attivate la pannellina per circa dopo il 15 giugno, quando uscirà il prossimo video, perché comprerò Death Note, i primi capitoli, i primi 2 o 3 capitoli. Quindi, per questa idea è tutto. Taggate un vostro amico a cui piacciono gli anime e manga. Come me, io già mi sono finito qualche anime e ora sto iniziando questi manga. Per questa idea è tutto e ciao ciao gente.